Bastonate contro l'amante della moglie, accaduto ieri pomeriggio nella frazione trapanese di Pietretagliate, vittima dell'aggressione rappresentante di una nota marca di aspirapolvere. Il Festival della Luce a Trapani, presentato ieri all'assessorato regionale di Palermo, la manifestazione nazionale dell'educazione che si terrà il prossimo 15-17 dicembre, organizzato dall'ASP numero 9, Mangiarsano, Sport e Prevenzione, i temi portanti dell'evento. Differenziata tra disagi e proteste, al via la raccolta porta a porta in tre vie di Trapani, commercianti e residenti, c'è poca informazione, non sappiamo come muoverci. Pensioni e legge di stabilità, se ne è parlato questa mattina alla Camera di Commercio di Trapani nel corso di un incontro organizzato dalla UIL. E per lo sport, la ricetta di Sensibile, il direttore sportivo del Trapani Calcio, è intervenuto ieri in conferenza stampa per chiarire la situazione della società granata. Inoltre ha parlato anche della posizione di Mr. Cosmi. Seconda edizione del nostro TG. Accecato dalla collera per aver scoperto il tradimento della moglie, ha preso a bastonate l'amante della consorte Fedifraga. Il servizio. È accaduto a Pietretagliate alle porte di Trapani, vittima dell'aggressione, un uomo di 50 anni, rappresentante di una nota marca di aspirapolvere, che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. L'episodio di violenza si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri davanti alla chiesetta della piccola frazione. Armato di bastone, l'aggressore, che è un operaio di 45 anni, ha colpito l'amante della moglie al culmine di una furibonda lite. Scattato l'allarme, il ferito è stato trasportato nell'area di emergenza del nosocomio trapanese. Dopo avergli applicato alcuni punti di sutura alla testa, i medici lo hanno sottoposto all'TAC, che ha scongiurato lesioni interne. La prognosi è di 10 giorni. Poco dopo, il 45enne, sbollita dalla rabbia e colto probabilmente da pentimento, si è recato dai carabinieri raccontando di aver scoperto il tradimento della moglie e di aver preso a bastonate l'amante. Nei suoi confronti, alla luce dei pochi giorni di prognosi riportati dalla vittima, non è stato adottato alcun provvedimento, ma non è da escludere che il rappresentante possa sporgere querela nei confronti dell'aggressore. Nell'apprendimento. L'Università Niccolò Cusano mi dà la possibilità di studiare anche telematicamente collegandomi ad internet da tutte le parti del mondo. Seguo le lezioni online, chatto con il tutor e parlo con i professori in videoconferenza. I corsi sono anche in lingua inglese. Vieni anche tu alla mia università. Vieni alla Unicusano. Vieni a trovarci alla nuova sede Unicusano, a Trapani, prima dorsale ZIR numero 3. Presentato ieri il Festival Nazionale dell'Educazione alla Salute, che si terrà a Trapani dal 15 al 17 dicembre. Una a tre giorni sul territorio che vuole dare un forte impatto comunicativo al cittadino per la prevenzione, ma anche all'educazione alimentare, non trascurando il mondo dello sport e i suoi benefici sulla salute dei siciliani. Un festival itinerante che toccherà Trapani a metà dicembre e sarà dislocato sul territorio in varie location che vorranno ospitare ed informare i cittadini, soprattutto per i ceti meno abbienti che non sempre hanno la possibilità di informarsi a dovere sulle tante linee guida, soprattutto in termini di prevenzione, che l'assessorato regionale alla salute vuole fortemente rafforzare sull'isola. Un progetto fortemente voluto dall'assessore Gucciardi e recepito con entusiasmo dal direttore generale dell'ASP De Nicola, che ha spiegato ai nostri microfoni lo spirito della manifestazione, che comunque non vorrà trascurare le patologie classiche dei più giovani come la droga ed un occhio particolare sulle nuove dipendenze che soprattutto i social hanno portato nella società di oggi. Ascoltiamolo. È la terza tappa di questa manifestazione regionale, perché noi abbiamo dato particolare rilevanza, credo, al tema della comunicazione dei servizi ai cittadini. Trapani in particolare affronterà tre tematiche: quella della prevenzione, con particolare attenzione all'alimentazione, alla sana alimentazione, ai disturbi dell'alimentazione e quindi ai corretti stili di vita. Il secondo argomento, sarà una tematica che tratteremo con eventi e ovviamente con tavole rotonde e con commenti, è quello relativo alla prevenzione e alla prevenzione legata anche alla lotta che a Trapani esiste da tempo nelle scuole e nell'informazione relativa alla droga, all'alcol, ai stili di vita, al fumo, alle dipendenze anche dai social, dall'utilizzo per i bambini errato che può avere il computer piuttosto che il non controllato di tutti gli strumenti.
Ma il numero uno dell'azienda sanitaria trapanese non ha voluto sottovalutare temi altrettanto sensibili che saranno toccati dal 15 al 17 dicembre in provincia, ad iniziare dall'immigrazione, aspetto assai sentito soprattutto nella comunità mazzarese, che è stato uno dei temi caldi in questi anni dell'attività dell'ASP in termini di prevenzione, profilassi, fino a toccare snodi culturali legati all'assistenza e alla integrazione dei popoli del Mediterraneo. Mazara, sapete che è una città dove vive una comunità di oltre 6.000 immigrati provenienti dal Nord Africa, e lì si aggiunge la tematica ovviamente degli sbarchi, la tematica di una città che ha grande accoglienza. Credo che affronteremo questo dibattito con Sua Eccellenza il Vescovo di Mazara in un'altra ovviamente sede, e cercherà di raggiungere i cittadini anche quello che deve essere un'attività di implementazione e di conoscenza di tutte quelle che sono queste problematiche. Ma la Tre Giorni avrà anche momenti legati allo sport, collegato con la salute del cittadino e dei benefici che ne derivano, se correlati alla sana alimentazione. In un programma ancora da definire, l'azienda sanitaria vorrà dedicare una mattinata dello sport al Palazzetto Ilio di Trapani, in collaborazione con la Pallacanestro Trapani, coinvolgendo le principali realtà sportive della provincia. Tra disagi e polemiche è partita a Trapani la raccolta differenziata in via Fardella, in via Virgilio e in piazza Martiri d'Ungheria. Commercianti e cittadini in coro, c'è poca informazione, non sappiamo come muoverci. Che ne pensa di questo nuovo servizio che entra in funzione a partire da oggi? È una cosa ottima, perché questa città ha bisogno di una sensibilità anche per queste cose, perché anche da queste piccole cose, che sembrano piccole, invece sono cose importantissime. La raccolta differenziata è molto importante, perché si educa anche i bambini, le persone giovani ad avere rispetto per l'ambiente. È appena cominciata, anche se penso che sia stata organizzata malissimo, in quanto siamo stati informati sabato dell'inizio della differenziata ed è iniziata proprio lunedì. Quindi di conseguenza non siamo stati forniti né di cestini per fare la raccolta, né di informazione alla fine, quindi ci siamo trovati un po' sprovvisti. Stiamo un po' arrangiando su quello che avevamo e secondo me non è organizzata bene per niente. Pronto per la differenziata? Saremo pronti, ma non sono pronti loro, perché noi, per esempio, io stamattina ho parlato al telefono con un signore, il signor Monteleone, e mi ha detto che per i rifiuti non organici dovrebbero passare una ditta particolare, ma io in un negozio di alimentari non posso tenere i rifiuti per 2 o 3 giorni qua dentro, perché insetti, zanzare, e noi non la possiamo prendere, infatti la spazzatura è fuori, il turbino non se la prende e non sappiamo come fare. Per i cartoni riusciamo, magari li teniamo un paio di giorni, che poi loro li vorrebbero messi fuori la sera. Si capisce che con una giornata di vento del genere dove vanno a finire i cartoni? Tutti in mezzo alla strada. Quindi anche questo non è fattibile la sera, dovrebbero passare la mattina perlomeno. Quindi non sappiamo come fare. Ce lo devono dire loro dove devo mettere questa spazzatura, che ce l'ho dentro ancora e non passa nessuno a ritirarla. Siamo pronti se fossimo a conoscenza di tutto quello che c'è da fare e da mettere, perché sia i miei dipendenti che io a Trapani, contrariamente a Bonaggia e ad Erice, non sappiamo come comportarci. Abbiamo telefonato al comune ieri e per tutta risposta ci hanno detto: mettetevi in contatto con internet e troverete quello che vi serve. Quindi noi dobbiamo metterci in contatto con internet, non abbiamo bidoncini di spazzatura, non abbiamo sacchetti e non abbiamo nemmeno il cartellino dove ci sono segnate le giornate con i vari procedimenti su quello che dobbiamo mettere fuori. Noi non siamo abituati, io ormai sono abituata a Valderice perché sono stati veramente perfetti e compiti, e anche ad Erice, e sono stati molto diligenti anche nell'esaurimento delle risposte, contrariamente a Trapani che ci hanno detto: inseritevi in internet, collegatevi in internet. È partita la differenziata ma c'è poca informazione, è così? Sì. Non c'è stata nessuna comunicazione, nessuna cosa. È partita la differenziata, l'indomani hanno levato tutte le cassonette e non hanno messo i cassonetti per la differenziata, perché noi qua come facciamo? Con tutta l'immondizia che facciamo, cassette, cartoni, plastica, capito? Questo è il discorso. E non hanno provveduto a mettere cassonetti. Invece nel comune di Erice hanno messo i cassonetti loro stessi, invece qua i cassonetti dobbiamo andare a comprare noi. Ma dove dobbiamo andare a comprare? La cronaca: 3 rapinatori in trasferta sono stati arrestati dai carabinieri di Mazara del Vallo. Arriva. Sgominata la banda di rapinatori che lo scorso 12 settembre a Salemi ha assaltato la filiale dell'Istituto Bancario Credito Siciliano.
bottino 49.000 euro. I malviventi ad agire sono stati in tre, hanno minacciato di morte al cassiere, dopo aver bloccato il direttore si sono impossessati del denaro custodito nella cassaforte. I componenti della gang sono stati arrestati dai carabinieri di Mazara del Vallo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Marsala. Ora sono ai domiciliari. Si tratta dei palermitani Vincenzo Forcieri, di 24 anni, e dei fratelli Antonino e Maurizio Sorrentino, di 42 e 47 anni. Alla individuazione dei banditi, i militari dell'arma sono giunti attraverso le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Messo a segno il colpo, gli indagati erano fuggiti con una Lancia Y di Forcieri e un camper di Maurizio Sorrentino, che è stato utilizzato per nascondere e trasportare il denaro asportato dalla banca. Antonino Sorrentino, dopo la rapina, ha tentato anche di modificare le sembianze del viso, rasandosi completamente i capelli. Un escamotage che però non gli ha evitato l'arresto assieme ai suoi complici. Di Aziz, a Trapani, in via Palmerio Abate, di fianco alla Villa Margherita. Pensioni e legge di stabilità, i punti dell'intesa, il nostro impegno continua. È stato il tema al centro dell'attivo dei quadri e dei dirigenti Will Trapani che si è tenuto questa mattina nella sala conferenze della Camera di Commercio di Trapani. L'incontro ha preso spunto dall'analisi dell'accordo siglato lo scorso settembre tra governo e sindacati, risultato raggiunto dopo un anno di mobilitazione a seguito della definizione della piattaforma unitaria CGIL, CISL e UIL denominata Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani. Al centro del confronto anche la legge di bilancio 2017, con l'occhio rivolto agli aspetti positivi, le criticità e le proposte suggerite dalla UIL per il miglioramento. Ad affrontare l'argomento sono stati il segretario generale della UIL Trapani, Eugenio Tumbarello, il presidente nazionale del CAF UIL, Giovanni Angileri, e il segretario confederale UIL, Domenico Proietti. I dati Istat ci dicono che nel 2015 rispetto al 2013 c'è stato un incremento dei lavoratori occupati che passano al 42% e una diminuzione dei lavoratori disoccupati che sono al 12,5%. Però questi sono dati chiaramente legati alle misure che il governo ha realizzato attraverso il Jobs Act e che speriamo permangano anche senza queste misure. Oggi noi abbiamo voluto comunque organizzare un incontro con i nostri quadri e i dirigenti per partire da questi dati e per riferire agli stessi tutta la questione che riguarda la legge di stabilità che si spera abbia anche per il nostro territorio un'incidenza, un'importanza e una ricaduta, che contrasti soprattutto altri due dati importanti e molto critici che sono quello riferito ai NEET che sono in provincia di Trapani, il 46%, ragazzi che non studiano più e non lavorano e che il lavoro non lo cercano, e quella riferita anche alle emigrazioni delle persone, non solo giovani, ahimè, che lasciano la provincia di Trapani per andare a cercare lavoro altrove, che addirittura al 33%. La legge stabilità dopo tanti anni comincia ad andare nella direzione giusta, nel senso che ci sono un po' di investimenti, un po' di interventi, soprattutto nel settore previdenziale, che recepiscono l'accordo che noi abbiamo fatto con il governo. Questo è un fatto positivo perché dopo 10 anni si rimettono nella previdenza 7 miliardi di euro. Questi vanno a beneficio dei pensionati con l'introduzione della 14ª fino a 1.000 euro e vanno a beneficio poi dei lavoratori che hanno una flessibilità d'accesso alla pensione che da 66 a 7 mesi ritorna intorno a 63. Questo riguarderà alcune platee in quest'anno particolari, gli operai dell'edilizia, le maestre di scuola d'infanzia, gli infermieri di sala operatoria, e nel futuro pensiamo possa essere allargata anche ad altri settori. Prenderà il via domani ad Erice, al centro Ettore Majorana, la 10ª scuola internazionale di dermatologia. 3 giorni per affrontare in maniera multidisciplinare le patologie tumorali dermatologiche. Quest'anno affronteremo questo tema che per noi è molto importante perché rappresenta gran parte del nostro lavoro quotidiano, sia negli ambulatori sia per chi come noi si occupa anche di unità operativa ospedaliera.
I tumori cutanei nel loro insieme rappresentano il primo tumore che colpisce l'uomo e quindi hanno una grandissima importanza, hanno, ripeto, una incidenza in aumento e rappresentano un problema di sanità pubblica sia per i costi diretti sia per i costi indiretti in termini di perdita di giornata di lavoro eccetera, sia perché, per esempio, un tema sicuramente importante è quello dei soggetti che fanno terapie immunosoppressive. Questi soggetti sono più a rischio rispetto ad altri e sono sempre più in incremento perché si incrementano i trapianti e perché aumentano i trattamenti con farmaci immunosoppressivi. Questi soggetti sono più a rischio. Se sommano il rischio insito nella terapia immunosoppressiva a quello, per esempio, dell'esposizione solare. Fra i relatori vogliamo citarne qualcuno? Beh, ci sono tantissimi, sono 24 relatori provenienti da tutta Italia, sono i maggiori esperti italiani, anche un ricercatore che lavora, un italo-americano che lavora all'Università di Harvard negli Stati Uniti. Come ogni anno, l'impostazione è quella di un corso monotematico pluridisciplinare, quindi non ci saranno solo dermatologi ma anche altri specialisti che si occupano dell'argomento in questione. Perfetto. Venerdì 11 novembre al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo si terrà un seminario organizzato dal Polo Universitario Unicusano di Trapani, Castelvetrano e Vigevano sull'operatività e il ruolo del gestore negli organismi della composizione della crisi, con attenzione ai suicidi di imprenditori in crisi nel Mezzogiorno. Il seminario sarà anche occasione per presentare Per non perdere la testa, il manuale scritto dall'ingegnere Vito Abate, direttore dei Poli Suicidati, strumento pratico per la gestione della crisi da sovraindebitamento. L'inizio dei lavori è previsto per le ore 17. Fervono invece i preparativi per la quinta edizione di Trapani Medievale Revocazione Storica Manfredi di Trinacria, che si svolgerà nel centro storico di Trapani nel prossimo fine settimana. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Tradumari Eventi, presieduta dal maestro Claudio Maltese, e vede la collaborazione della Rettoria di San Domenico, il patrocinio gratuito del Comune di Trapani, il patrocinio della Regione Siciliana, assessorato sport, turismo e spettacolo. Venerdì 11 alle ore 17.30 ci sarà l'arrivo del piccolo Manfredi e della sua famiglia reale alla Marina, nel molo accanto alla Madonna del Porto, con l'antica imbarcazione Coccinella a vela latina. Poi a Sant'Agostino ci sarà la consegna delle chiavi e la festa di benvenuto. Dalle 19 l'apertura del villaggio medievale all'interno del chiostro di San Domenico fino alle ore 23. Nella serata lo spettacolo dei musici e sbandieratori Real Trinacria Trapanierice. Sabato 12 ci sarà tutto il giorno l'apertura del villaggio medievale nel chiostro di San Domenico, da dove si potrà visitare pure la torre campanaria ottagonale, aperta per l'occasione. Infine la visita guidata gratuita della Real Chiesa e della Cappella dei Crociati. Alle 17.30 la Santa Messa, alle 22 il grande spettacolo del fuoco. Domenica 13 si concluderanno i festeggiamenti medievali con il villaggio e le varie visite. Nella mattinata alle 17 dalla Real Chiesa di San Domenico uscirà il grande corteo regale con oltre 200 figuranti e 10 gruppi storici provenienti dalla Sicilia. Dopo lo spettacolo finale all'ex Mercato del Pesce si concluderà l'evento nella Real Chiesa per l'omaggio alla tomba del piccolo Manfredi di Trinacria, figlio di re Federico III d'Aragona. Smanicati da 14,90 euro. Polo da 9,90 euro. Approfittane subito. Prima Visione Store. Via Vito Sorba 10. Trapani. Adesso lo sport e il calcio, doppia seduta di allenamento per il Trapani che sta preparando la sfida di domenica a Perugia. Balasa e Raffaello continuano la riatletizzazione, invece per Decenco terapie per la distrazione muscolare all'adduttore destro. Intanto ieri si è tenuta l'attesa conferenza stampa del direttore sportivo del Trapani, Pasquale Sensibile. Buongiorno a tutti. Allora, una conferenza stampa difficile da capire? Niente di più sbagliato. Ieri il direttore sportivo del Trapani, Pasquale Sensibile, ha parlato per più di un'ora chiarendo il suo pensiero in un momento così difficile per la sua squadra. Forse qualcuno si sarebbe aspettato una conferenza in cui il direttore avesse spiegato passo passo la ricetta per uscire dalla difficile situazione, per risalire dall'ultima posizione in classifica con tanto di ingredienti e dosi.
Invece il direttore ha fatto di più, ha guardato al di là di questo momento. Di ingredienti ne ha dati pochi, pochissimi e molto semplici. Responsabilità, esempio e altruismo. Tutto deve ruotare attorno a questo, in ambito lavorativo e non, ma lo deve fare a 360 gradi, dall'ultimo gradino della struttura societaria fino alla cima, passando per la squadra e lo staff. Il concetto è chiaro, in una società professionistica può succedere che una stagione non sia costellata dal talento o dall'alchimia, in grado da soli di sopperire a delle lacune o mancanze a tutti i livelli. Può capitare che invece questo non ci sia o non sia sufficiente per permettere di fare un campionato prestigioso, come ad esempio è successo nella scorsa stagione. In questo caso è la struttura a dover sostenere la squadra, è la struttura a dover segnalare la via da seguire ed in questi casi la sola via di uscita è il lavoro, fatto di responsabilità. Esempio e altruismo, appunto. E questo si tradurrà in campo, in un supporto al compagno, in una visione di gioco globale, nel sacrificio per gli altri a scapito della propria individualità. Questi i punti iniziali della conferenza del direttore sensibile. Il mio rapporto con la proprietà è sincero, quotidiano e soprattutto molto molto franco. Io alla proprietà dico come stanno le cose, non dico le cose per far star tranquilla la proprietà. Primo. Io sono qui a Trapani per lavorare, perché sono un professionista e per me lavorare significa parlare poco e fare tutto quello che è possibile fare in relazione alla situazione in cui io sono inserito. Quindi, per me, lavorare significa alle volte anche dare l'impressione di non lavorare, perché se voi non sapete dove sono, se voi non sapete cosa faccio, se voi non sapete come mi comporto, potete legittimamente pensare che io non stia lavorando. Però a fine giornata io devo rendere conto alla famiglia Morace e a nessun altro devo rendere conto, questo che sia chiaro. Il mio lavoro lo svolgo in ufficio, in via Orlandini 48 e qui allo stadio, punto, in nessun'altra parte della città, a casa mia quando finiscono le giornate. Ultimo, ma forse quello che mi sta più a cuore, io sono qui a Trapani perché mi ha scelto la famiglia Morace e nessun altro. Perché la famiglia Morace, voi la conoscete meglio di me, sceglie le persone, siccome sono degli esseri umani anche loro, alle volte le scelgono bene, alle volte le scelgono male, ma questo sarà il tempo a dirlo. Di sicuro io non sono qui avendo contratto dei debiti di riconoscenza con nessuno. Dobbiamo avere l'umiltà di metterci in discussione tutti, da me, visto che in questa società il direttore sportivo sotto la proprietà e sotto la direzione generale viene considerato un vertice, da me fino a tutti i responsabili del settore giovanile, dobbiamo avere l'umiltà di metterci in discussione. Mettersi in discussione non significa dirlo, significa assumere dei comportamenti, perché secondo me il vero spartiacque, il vero crocevia, sono i comportamenti che ciascuno di noi tiene. Il direttore ha anche poi parlato della posizione di Mr. Cosmi. Che se anche si perde a Perugia, mai nei nostri discorsi è stato messo in discussione Serse Cosmi. Sicuramente sarà ancora più complicata, ma le grandi imprese vengono fuori o dalle grandi magie o dai grandi club. I club diventano grandi quando le persone che lavorano dentro hanno dei comportamenti grandi, responsabili. È molto meno semplice di quel che sembra vedendo le partite, perché spesso in campo ci va il figlio di tutto quello che è successo durante la settimana e non solo da parte dei giocatori. Torniamo adesso a parlare di calcio regionale. Domenica il Dattilo ha battuto in casa il Mussomeli per 5-1. Al termine della gara abbiamo ascoltato mister Massimo Formisano, il centrocampista Giampiero Pisciotta, l'attaccante Davide Cariotto e il difensore Giuseppe Grimaldi. Sì, no, vabbè, l'obiettivo nostro, tu lo sai, è questo, è divertirci. Fare bene e sicuramente cercare di ripetere quello fatto l'anno scorso. Eravamo partiti maluccio quest'anno, ma insomma era pure logico, abbiamo cambiato tantissimi ragazzi e insomma 8, 10, 11, 9, 11 quasi della squadra dell'anno scorso, quindi è logico che ci vuole un po' di tempo per meccanizzare insomma un po' il nostro lavoro. Devo dire che adesso i ragazzi mi sembra che si stiano cementificando un po' di più, si stiano unendo, stiano trovando un po' quell'amalgama che è mancata all'inizio e si vede dopo ogni gol, si abbracciano, insomma è una cosa che c'era mancata all'inizio, era quella che era stata diciamo la nostra forza dell'anno scorso. E così facendo, se ci si aiuta e si butta veramente il cuore oltre l'ostacolo, ci possiamo divertire anche quest'anno. Sì, diciamo che era importante vincere soprattutto per dare continuità al risultato che abbiamo fatto domenica a Castelvetrano, perché come dicevamo prima
era un peccato vincere a Castelvetrano e poi magari non riuscire a vincere in casa. Ce l'abbiamo fatta con tutti assieme, andando sotto, penso poi meritatamente, perché siamo usciti alla grande, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ancora una volta. Bastava vincere per dare continuità ai risultati che abbiamo fatto in queste due settimane. Abbiamo battuto due ottime squadre, è iniziata subito in salita con un gol subito nel secondo tempo. Siamo stati bravi anche con un po' di fortuna a raddrizzare la partita, quindi dobbiamo continuare così e seguire gli allenamenti, seguire il mister, ascoltarlo sempre, perché alla fine lui è più esperto di noi, è lui che ci segue tutta la settimana, vede chi sta bene, chi sta male. Siamo contenti, oggi mancava un grande perno per noi Civilleri e spero che rientra presto, perché senza di lui facciamo pure un po' di fatica a giocare a palla, quindi spero che rientra presto. Sì, ora non ho visto ancora la classifica, però diciamo che ci siamo ripresi, avevamo cominciato male con la sconfitta a Mazara, però domenica dopo domenica diciamo che ci siamo ripresi e i risultati si stanno cominciando a vedere. Ma dove può arrivare non lo so, però cercheremo di fare bene domenica come domenica dopo domenica, come stiamo dimostrando. La Parmonval sta andando bene ed è nel gruppo più importante. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud questa sera alle 19.40 e alle 22.40 andrà in onda il nostro TG. E invece dopo la pubblicità andrà in onda la nostra seconda edizione, sempre in diretta. Vi aspetto.